Siamo con Tea Gueci. Tea, probabilmente non il risultato che ti aspettavi, però qualche esperienza positiva da questi giorni a Brescia? Sì, sicuramente, ecco, non era il campionato, cioè non è finito come speravo, quello è innegabile, però devo dire che riguardo al livello non sono neanche troppo negativa, penso che purtroppo, diciamo, le prime due partite siano state decisive, le ultime invece ci stavano e anche, diciamo, nel corso dei vari turni suppongo che il mio livello sia migliorato. Ok, oggi avevo posizione persa, però mi sono salvata, quindi ci sta. E riguardo ai risultati, sì, in realtà non è che mi aspettassi tanto di vincere, cioè inizialmente ci credevo, ci speravo, però penso di essere stata abbastanza stanca dei tornei precedenti e soprattutto penso che 7 turni siano pochi, quello continuerò a ripeterlo, però pazienza, si diventerà talmente forti da vincere anche su 7 turni. Parlando di cose belle, tu sei reduce da un paio di tornei davvero positivi, penso che tu abbia 15 partite di imbattibilità e soprattutto una filosofia di gioco, no? Ti vediamo sorridente anche in un momento, appunto, come dicevamo prima, non particolarmente soddisfacente come risultati del campionato, però forse è questo il tuo step successivo, no? Riuscire a ripartire anche da un torneo singolo non andato bene. Però vogliamo sentire l'esperienza degli ultimi tornei, sono andati molto bene. Sì, allora devo dire che infatti riguardo alle cose positive di Brescia sono contenta perché rispetto al mio solito sto imparando a perdere meglio, forse merito di Lisa da questo punto di vista. Però sì, cioè, sicuramente al campionato europeo e anche in Austria non perdere è strano perché penso che ti condizioni, no? anche dopo, cioè, hai molta più fiducia non solo in te stesso ma nel tuo gioco e nei risultati, quindi da un certo punto di vista è buono, dall'altro però rimango anche convinta che per esempio il primo turno con Olga ho fatto delle scelte per cui so dentro di me che ho forzato ma perché ci ho creduto troppo, invece forse era meglio stare un po' più calma. E riguardo ai consigli, sì, questo, cioè, penso che sia fondamentale, no? Il fatto comunque di non mollare, a parte che ho avuto talmente tanti tornei brutti durante quest'anno che, diciamo, se mi fossi fermata davanti al primo meno 40 probabilmente avrei già smesso di giocare. E, però il bello degli scacchi comunque, ok, bello forse non tanto, ma è anche, no, è dimostrare a se stessi che quando pensi, no, di aver toccato il fondo, di giocare male, il torneo dopo improvvisamente sembri illegale. Parlando di scelte scacchistiche, tu sei impegnata su più fronti come giocatrice, come istruttrice, ogni tanto anche come commentatrice. Qual è il tuo obiettivo adesso? In cosa aspiri a migliorare? Ma sicuramente come giocatrice, quello è poco ma sicuro. Come istruttrice, volevo dire una cosa presuntuosissima, no, come istruttrice sono già molto contenta, ho già ottenuto dei risultati e penso che sarà probabilmente il mio futuro a un certo punto, ma spero vivamente che arrivi il più tardi possibile come carriera definitiva e quindi a livello agonistico ho ancora tanto da dare, non è quello che sto facendo vedere in questo momento. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto ad Olga, le aspirazioni della nazionale italiana femminile, cosa vedi nel prossimo futuro? A me piacerebbe tantissimo riuscire a lottare come abbiamo fatto all'Europeo di 2 anni fa, quello in Slovenia in cui abbiamo battuto l'Ucraina e praticamente siamo arrivate tra le prime 10, penso fosse il sogno. Sicuramente sarebbe anche bello riuscire a essere una squadra unita e questo penso che faccia tantissimo. E soprattutto forse anche a livello, no, di non dico di spirito di squadra, ma penso che dovremmo fare molti più scacchi insieme, cosa che gli altri fanno. Parlando di risultati, tutte quante noi ci è stato detto e anche noi lo sappiamo di valere più probabilmente il nostro elo, visto che tante, no, siamo scese, quindi penso che sicuramente possiamo farcela ad arrivare tra le prime 10 a un europeo, le Olimpiadi sappiamo che è più difficile, ma per le prossime Olimpiadi si punta secondo me tra i primi 20 posti, dai, ce la possiamo fare. Grazie Tea, in bocca al lupo per i prossimi tornei. Grazie.